Benvenuti a tutti. Vi invito a salire a bordo, prendere il posto a voi assegnato e allacciare le cinture. Preparatevi al decollo con Fly With You, il primo podcast di Guerre Stellari Vintage dedicato al mondo delle astronavi. In questo primo volo inaugurale parleremo di Alpha Class XG1. Starwing, o più comunemente conosciuto come Assault Gunboat. Costruito dalle industrie Cygnus Spaceworks, fu il primo caccia stellare in dotazione ai piloti imperiali a possedere scudi e iperguida. Il design riprende quello di un classico Shuttle Lambda, e come questo può chiudere le sue ali così da occupare meno spazio e poter essere più facilmente trasportabile. La sua prima apparizione avviene nel 1993 nel gioco Star Wars X-Wing, edito LucasArts. Ma vediamo un breve filmato. Solo nel 1994 finalmente avremo modo di pilotarlo grazie al gioco TIE Fighter, sempre edito LucasArts, e finalmente noi giocatori avremo modo di pilotare TIE Fighter, TIE Interceptor, TIE Bomber e anche questo bellissimo mezzo Starwing. Successivamente, anche nell'espansione Defender of the Empire, continueremo la nostra avventura, interpretando chi esattamente? Eccolo qui, Marek Steel, è il personaggio che noi guideremo, faremo guadagnare medaglie e riconoscimenti per tutta la storia. Ma chi è esattamente Marek Steel? All'interno della scatola, oltre al manuale, ai dischetti e altri fogli dediti al merchandising, abbiamo in aggiunta una novella intitolata Le cronache di Steel. Descrive la vita del personaggio dal periodo del suo reclutamento nell'Impero Galattico a partire dagli eventi ambientati 3 anni dopo la distruzione della Morte Nera. La trama segue il suo addestramento, attraverso il quale il lettore e giocatore apprende le basi e le istruzioni del gioco. Presumibilmente l'obiettivo era unire le istruzioni del gioco nella storia, creando un manuale romanzato. Marek Steel, per molti aspetti, ricorda molto Mara Jade. Anche lui è sensibile alla forza e diventerà una mano dell'imperatore. Quest'ultimo, come sappiamo, ha tanti agenti sparsi per tutta la galassia e si dividevano in mani, voce, occhi e tocco dell'imperatore. Missione dopo missione guadagnerai, oltre ai gradi militari, anche un'importanza nell'ordine segreto dell'imperatore. Nel gioco TIE Fighter molti video ci mostrano l'evoluzione del personaggio e il suo ingresso nell'ordine segreto. Vediamo le parti più importanti nell'ingresso nell'ordine. Thank you.
Prepare to join the secret order of the Emperor. Emperor's hand. Come abbiamo visto in questo video, Marek non guadagna solo medaglie progredendo nelle sue missioni, ma anche il suo ingresso ufficiale nell'ordine segreto. Ma cosa è in realtà l'ordine segreto? E chi erano i tipi incappucciati? Vengono chiamati profeti del lato oscuro. La loro origine è molto antica ed è un antico culto nato sul pianeta Dromunkas, nel sistema Dromund, situato nell'orlo esterno, un mondo che un tempo era la capitale del ricostruito impero Sith. Starwing non è solo Marek Steel, ma anche collezionismo. Nel dicembre del 2017 la Fantasy Flight Games lancia sul mercato l'Alpha Class XG1, ennesima espansione per il gioco di miniature Star Wars X-Wing e nuova miniatura per tutti i giocatori che con grande passione guidano l'Impero Galattico e collezionano tantissime astronavi. Si aggiunge ai suoi predecessori, TIE Phantom e TIE Defender, pubblicati anch'essi però 3 anni prima, nel 2014. La Fantasy Flight Games non è immune al passato e al grande successo che ebbe l'universo espanso, dedicò a questa nave il personaggio Marek Steel, tra i personaggi che i giocatori possono scegliere durante il gioco. Il collezionismo, però, ha condizionato anche il mondo delle Lego e soprattutto coloro che realizzano gli handmade. Come possiamo vedere in questa foto, un appassionato ha riprodotto l'Assault Gunbot in un splendido modellino Lego, completamente autocostruito, in quanto non è stato mai ufficialmente rilasciato dalla Lego un modellino ufficiale. Un altro appassionato, ad esempio, ha creato un'altra versione, sempre con tanti dettagli anche in questo caso e tante curiosità e aggiunte personali, il suo modo di vedere l'Assault Gunbot. Una curiosità. Nel 1998 lo Starwing appare anche in un altro gioco, il seguito di Jedi Knight, Mysteries of the Sith. Vengono usati come navi dei pirati lumini, una banda guidata da un contrabbandiere chiamato Cariobani che attacca una corvette coreliana per rubare un holocron Jedi. Chi amante invece della lettura potrà ricordarsi, se ha avuto modo di leggere il primo capitolo della trilogia della Flotta Nera, in Prima della Tempesta viene citato lo Starwing. Il romanzo è stato pubblicato anche in Italia dalla Spirlin e Kupfer sempre nel 1998. Naturalmente anche il mondo dei giochi di ruolo non poteva dimenticarsi dello Starwing e nel 1997, nell'espansione Secrets of the Caesar Run, una storia completamente dedicata al crimine e al sole nero, i giocatori avranno modo di utilizzare e pilotare un Gunbot. Anche in questo caso, come in Mysteries of the Sith, queste navi non sono utilizzate dall'Impero Galattico come dovrebbe essere, ma
da delle bande criminali. Un'altra cosa carina e molto interessante è vedere come la Western Game ha dato una sua personale caratteristica alla nave. Quindi nella sezione Craft appunto ci spiega che è realizzata dalla Cygnus Space Works. Naturalmente ci mostra anche la classe, un caccia monoposto, la sua dimensione 15 metri e i membri dell'equipaggio, in questo caso uno. Nella pagina successiva, sempre dello stesso manuale, in questo caso ci mostra una descrizione più dettagliata, dove ci dice la resistenza dello scafo, gli scudi e tutte le armi che abbiamo in dotazione con questa nave. Naturalmente i giochi di ruolo sono stati di grande ispirazione per scrittori di libri, fumetti e quant'altro. E questo ha portato tanti appassionati dell'universo espanso e ad amare sempre di più queste astronavi e i personaggi a loro collegati. Questo primo volo è giunto al termine. Potete slacciare le cinture. Spero abbiate gradito la compagnia di Guerre Stellari Vintage con Fly With You, il primo podcast dedicato al mondo delle astronavi nell'universo espanso. Se avete piacere, potete lasciare un like, un commento e condividere questo primo viaggio. Spero di rivedervi nel prossimo volo, dove parleremo del...